Allora, Faster Than Normal vuole essere un po' un nome così, un po' divertente, Five Steps to Turbo, per dire che appunto, come diceva anche Matteo all'introduzione, davvero ci possono essere soltanto 5 step, anche molto facili, per cominciare a migliorare le performance di un sito. Qua vedete c'è scritto Faster Than Normal Handbook, perché quello che vi presento oggi è un po' un progetto che ho iniziato, non propriamente finito, quello di creare un piccolo manualetto con questi 5 passaggi che potesse guidare chi vuole iniziare. Quindi, diciamo, questo era un po' l'obiettivo. Oggi cercherò di presentarvi un po' quello che sono riuscito a compilare. Quindi, insomma, l'obiettivo oggi è quello di rispondere alla domanda: va bene, ho capito che le performance sono importanti, mi interessa, voglio che il mio sito si carichi velocemente, ma da che parte comincio? Cosa faccio? Perché molto spesso, se uno prova a entrare in questo mondo, trova tante di quelle informazioni, tante di quelle risorse, a volte molto anche dettagliate sul funzionamento del processore, cose molto complicate, e quindi uno pensa, vabbè, meglio che lascio perdere, lasciamo stare, è troppo difficile. Invece la visione che vorrei un po' spingere, che vorrei, mi piacerebbe nel mio piccolo, insomma, far vedere, è che non è sempre per forza così, si può anche applicare questi 5 step, che io trovo semplici, e funzionano sempre, non mi hanno mai deluso e li applico sempre. Ho la pretesa di dirvi, potete scrivermi, e vi aiuto, perché non so, appunto, questa è un po' una visione che vorrei proporre, ma non so se davvero sono cose che possono aiutare o qualcuno davvero ha provato e magari ha avuto le difficoltà. Mi piacerebbe sapere il vostro parere, se dovessi convincervi stasera a provare una di queste. Quindi, 5 step. Cominciamo col primo. Secondo me, probabilmente questo e il prossimo sono i due più importanti. Secondo me, fai davvero il 50% del lavoro, queste due cose. Per velocizzare il caricamento di una pagina, bisogna prima di tutto integrare il CSS in pagina. Cosa intendo? La pagina, appunto, io parlo del documento HTML che il browser scarica per mostrare la pagina all'utente. Quello che bisogna cercare di fare, il tentativo principale, secondo me, deve essere quello di fornire al browser, nel documento, in questo documento HTML, tutto il necessario per fare un primo render, cioè per far vedere qualcosa all'utente, che l'utente può dire: ok, ho smesso di aspettare, qualcosa sta succedendo. Non è semplicissimo dargli tutto quello che gli serve, quello che possiamo provare a fare è quello di dargli gli stili che fanno riferimento al contenuto che si chiama above the fold, ovvero sopra la piega. Cosa si intende con questo? Si intende quando si carica una pagina, tutto ciò che è dentro al viewport, senza bisogno di scrollare, senza bisogno di fare eseguire dei click, quello è il contenuto above the fold, sopra la piega. Quindi in questo caso sarebbe questo masthead, le 3 icone, quelle 4 immagini, la barra di navigazione in alto. Sotto la piega, below the fold, ci sono tutto il resto, il contenuto della pagina, il footer, eccetera. Quindi l'idea è quella di integrare subito in pagina il CSS relativo a quella parte lì. Come si può fare? Io solitamente tengo un processo un po' manuale, che può essere anche noioso volendo, quindi poi suggerirò anche un processo automatico, ovvero quello di scrivere il CSS in due file. Uno è quello, diciamo, core, che io di solito chiamo core, in cui si inseriscono tutto il CSS che riguarda la parte above the fold. Quindi in questo caso, di nuovo, ci sarebbe CSS per la navigazione, ci sarà il CSS per il masthead, il titolo, eccetera. Altro file che io chiamo later di solito, tutto il resto del CSS, quindi il footer e queste cose qua, che verrà caricato dopo. Il contenuto del file core lo dobbiamo riversare in pagina, quindi in un tag style dentro l'head della pagina. Appunto, può non essere semplicissimo, soprattutto se si prende in mano un sito che magari è già stato, insomma, toccato da qualcun altro che non ha usato questa strategia. Esistono dei tool automatici. Io qua suggerisco Critical CSS del Filament Group, ma altre volte qua abbiamo visto anche proprio in questi meetup, abbiamo parlato di Critical di Adi Osmani, che ultimamente ho cominciato ad apprezzare. E sono dei tool che sostanzialmente fanno questo lavoro da soli, analizzano il CSS che serve per la parte above the fold e lo mettono in pagina, fanno direttamente tutto il lavoro. Quindi, secondo me, uno step abbastanza facile. Secondo step, che dicevo, insieme a quello precedente, secondo me va a ottenere se non l'80% dei risultati, ma quasi, è quello di spostare gli script al fondo del body. Cosa significa? O meglio, perché?
Non so se tutti sapete qua in sala, ma è una cosa, è uno dei problemi principali, diciamo, delle performance, che il browser, quando analizza il nostro documento HTML, quando incontra uno script, un tag script, è costretto a mettere in pausa il render e il parsing del documento. E questo è molto dannoso, perché lo script nel 90% dei casi viene preso dalla rete, quindi deve essere scaricato, deve essere, appunto, deve essere eseguito il parsing, deve essere eseguito, e il browser si ferma, perché il browser non sa se dentro questo JavaScript noi modificheremo quello che c'è nel documento. Quindi dice, mi fermo, aspettiamo di vedere cosa fa il JavaScript e poi continuo il parsing. Questo può ritardare di tanto anche il rendering della pagina. La soluzione è piuttosto semplice. Una è quella di spostare lo script al fondo del body, che è abbastanza semplice, significa che quando il parser, prima che il browser si accorga che c'è uno script da scaricare, ha già eseguito il parsing di tutto il file. Ed è quello che succede nel primo caso. Nel primo caso lo script viene caricato in maniera normale, quindi c'è un tag script con la sua URL. In questo caso cosa succede? Come vedete in blu c'è il parsing del documento HTML, a un certo punto il browser si accorge che c'è uno script e dice ok, fermiamoci, scarica lo script, lo esegue e poi riprende a fare quello che stava facendo. C'è un nuovo standard, che non è neanche poi più così nuovo, che si chiama defer, in alcuni casi si può usare anche async, ma vediamo questo qua. Nello script mettere quell'attributo lì, defer, semplicemente fare soltanto quello fa sì che il browser dica va bene, tu che hai scritto il codice mi stai dicendo che dentro al codice non c'è niente che mi farà fare più lavoro, mi cambierà quello che c'è nel documento, quindi mi fido. Cosa succede? Che il parsing, di nuovo la barra blu, non si ferma, si comincia il download del file e solo quando il parsing è finito avviene l'esecuzione del file. Come dicevo prima, questa è una delle ottimizzazioni forse più importanti che spesso ci dimentichiamo, è molto semplice in realtà da risolvere. Terzo step, caricare gli stili in modo asincrono. Dunque, nella prima parte, ritorno un attimo a quell'immagine, ho parlato del contenuto above the fold e below the fold. Il CSS relativo all'above the fold l'abbiamo messo in pagina direttamente in un tag style. Il resto, che fine fa? Non possiamo caricarlo come un CSS normale, quindi con un link normale, perché a quel punto il browser lo tratta come un CSS normale, ovvero dice il CSS per lui è una risorsa bloccante. Di nuovo si ferma e dice prima scarico le informazioni relative all'aspetto prima di cominciare a fare qualcosa per non mostrare all'utente del contenuto brutto o comunque parziale. L'altra parte quindi bisogna scaricarlo in un altro modo. C'è un modo diciamo non standard, che è quello di scaricarlo via JavaScript. Un altro modo è quello di utilizzare un nuovo standard che si chiama preload. Quindi qual è la differenza? Solitamente quando si scarica un CSS si inserisce dentro rel, si mette stylesheet e questo dice al browser ok, questa risorsa che stai scaricando ti servirà per gli stili. Se al posto di stylesheet noi mettiamo preload, stiamo dicendo al browser questa risorsa la devi precaricare, cioè la devi caricare con alta priorità, una risorsa importante, ma non ti fermare, continua a fare quello che stai facendo. Quindi una volta che il file viene scaricato, si dice al browser, quindi onload, si dice al browser, si cambia il rel di questo tag, si dice questo rel adesso diventa stylesheet, quindi dice al browser, guarda, in realtà era un foglio di stile, il browser però l'ha già scaricato, ce l'ha, lo applica e abbiamo risolto. Quindi questo modo qua è il modo standard per caricare in maniera sincrona uno stile, non è supportato in tutti i browser, ma è molto supportato, si può trovare un polyfill, ovvero una piccola libreria JavaScript che aggiunge questa funzionalità. Quindi basta cercare polyfill per link preload, troverete probabilmente quello del filament group che funziona benissimo. Il quarto step... Come? Sì, nel LED, esatto. No, anche se rimane nel LED, comunque il browser non si ferma e va avanti, viene scaricato in maniera asincrona. Quarto step riguarda i font. Tornando ai font, dicevo, sono una cosa molto importante per il web, perché ci permettono di avere dei siti che siano anche bellini, i designer si divertono tanto a metterne 50.000. Il problema però è che rallenta tutto, è difficile dal punto di vista delle performance.
La soluzione non è però così impossibile, è soltanto leggermente più articolata, ma una volta che si capiscono i concetti base è veramente veramente semplice. Innanzitutto, qual è il problema? Il problema è che nel 90% dei casi, quando aggiungiamo un web font, stiamo introducendo una risorsa CSS, che è di nuovo una risorsa bloccante. Quindi il primo problema è farlo scaricare in maniera asincrona. Secondo problema è che il browser, per evitare di nuovo di far vedere un testo che non è come intendevi che venisse mostrato, nella maggior parte dei browser, non so se tutti, non mostrano niente, cioè il testo è invisibile, c'è quell'effetto chiamato flash of invisible text, tale per cui finché non ho il font, il browser mostra del testo invisibile, cioè occupa lo spazio ma non vedi niente. E nella maggior parte dei siti questo significa che l'utente è venuto per leggere del contenuto e non sta trovando niente, deve aspettare. I browser hanno delle ottimizzazioni, quindi dopo, in base al browser, alcuni aspettano 3 secondi, se il font ancora non è arrivato allora usano un font di sistema, almeno per farti vedere qualcosa, finché non arriva il web font. Quindi che cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto dobbiamo scrivere il nostro layout, il nostro CSS, come se il documento non utilizzasse questo font, quindi si utilizza un font di sistema normale. Cosa significa? Significa semplicemente che non si assegna la font family nel CSS, non gli si dice font family, non so, roboto, ma si utilizza un font di sistema che può essere Arial, sono quelli che sono presenti in tutte le macchine. Quindi il browser a questo punto ha delle informazioni e dice va bene, posso mostrare il testo. Nel frattempo, tramite una libreria JavaScript, tramite JavaScript si scarica il font. Si può usare Font Face Observer, mi sembra si chiami, che è una libreria che scarica il font. Quando il font è pronto si applica la font family finalmente, quindi si dice al browser adesso che hai il font usalo semplicemente. Quindi io di solito uso una classe che chiamo Fonts Ready, la quale semplicemente assegna la font family, quindi io l'assegno a tutto il documento, quindi proprio al tag HTML o al body, e lì gli assegno la font family. In questo modo il browser cosa fa? Prima fa vedere il testo con il font che aveva, poi utilizza il font nuovo solo quando ce l'ha, che è il caso, diciamo, perfetto, a meno che non ci siano particolari esigenze, allora in cui si preferisce il flash visible text. Tutto ciò che volete sapere sul caricamento del web font è stato scritto e studiato da Zach Lederman, che ho messo il link sotto, andatevi a leggere il suo sito, c'è tutto quello che potete immaginarvi. Gli ho rubato questo video in cui si vede la differenza a sinistra, il caso diciamo standard in cui il testo è invisibile, e a destra il caso fault, ovvero flash of unstyled text, ovvero prima si vede il testo senza stile, senza il suo stile, e poi dopo si vede il testo completo. Fa partire il caricamento del font, a sinistra non vediamo niente, e a destra poi c'è da subito. Quando arriva il font si ha, diciamo, un piccolo flash perché si vede il font assumere uno stile diverso. Per minimizzare il più possibile questo effetto, di solito si cerca di utilizzare il font di sistema che più si avvicina al font che useremo. Ad esempio, prima ho menzionato Roboto, Arial è molto simile, magari cambiando qualche parametro si può fare. Quinto step. Finora ho parlato di ottimizzazioni che si possono fare diciamo per suggerire al browser come si può comportare o per aiutarlo nel fare diciamo il rendering. Ovviamente però una delle componenti più importanti per avere un sito veloce è quello di mandare meno cose possibili in rete, perché la rete è il collo di bottiglia principale per la performance nel web. Qualunque dispositivo, anche se un telefono, è molto più veloce a eseguire delle operazioni che non a scaricare un file, perché dipende dalla rete, che molto spesso, se si è in mobilità, può essere anche molto instabile. Quindi ogni singolo byte è importante. Abbiamo due armi a disposizione tra le varie invece che ci sono disponibili. Due secondo me sono fondamentali e per questo ho deciso di parlarne, e sono la minificazione e la compressione. Se non le state utilizzando entrambe, da domani tutti utilizzarle, perché sono veramente fondamentali, hanno un impatto enorme. Si tratta però, sto parlando di risorse testuali, quindi HTML, JavaScript, CSS non è una cosa che si applica ad esempio alle immagini o altri tipi di file binari. La minificazione è una tecnica che ci permette di prendere un file testuale e ridurre il più possibile il numero di caratteri utilizzati, sostanzialmente, il che riduce anche la dimensione del file.
Quindi si tolgono tutti gli spazi, si tolgono i commenti, se ad esempio un file JavaScript vengono rinominate le variabili, quindi se noi avevamo un nome di variabile molto lungo, adesso è probabilmente una lettera sola. Insomma, il codice perde di leggibilità, diciamo, questo è l'aspetto negativo, ma la dimensione del file si riduce. E questo, diciamo, è un esempio. Questo qua è un file JavaScript, vedete a sinistra un file normale con dei commenti e nomi di variabili normali, a destra una roba bruttissima che però occupa meno spazio e comunque la macchina può capire lo stesso, quindi insomma non è importante. La seconda cosa, la compressione, questo è il concetto più facile, lo usiamo tutti i giorni. Immaginate un file zip, che è un file compresso che occupa meno spazio su disco. Stessa cosa si può fare con i nostri file testuali. Tipicamente si usa gzip perché che è un formato di compressione di file testuali abbastanza efficiente, perché è supportato dappertutto, in tutti i browser, in tutti i dispositivi, eccetera. Ci sono dei metodi migliori, più moderni, Brotli ad esempio, e altri sistemi di compressione, che però bisogna fare un po' attenzione a utilizzare, bisogna mandare un file compresso in questo modo soltanto nei browser che lo supportano, eccetera, quindi richiede un pochino più di lavoro. Gzip invece non avete scuse, nessuna scusa per non usarlo. Ci sono dei tool che io ho segnato, che io utilizzo, che sono Uglify per i JavaScript, Clean CSS per gli stili, che sono tool per minificare, fare quel lavoro di togliere l'illusione degli spazi, eccetera. Ma comunque ce ne sono tantissime librerie, tool e strumenti che fanno questo al posto nostro. Ho parlato qui di un esempio, ho preso un file, mi sembra che fosse CSS, adesso non ricordo, grande 147 kilobyte, dopo essere stato minificato e compresso ne occupava 20, che è una riduzione mi sembra dell'85%, non so, non mi ricordo più. Quindi vedete che ha un impatto grande, perché una grandissima riduzione della dimensione del file significa che il browser deve scaricare meno cose. Quindi, ricapitolando i 5 step, che spero vi abbiano convinto, il primo era integrare il CSS in pagina, la cosa che vi dicevo secondo me è la più importante, quindi above the fold, già dentro l'head della pagina, in modo che il browser abbia qualcosa da mostrare all'utente. Secondo, ritardare gli script con defer. Una piccola nota, si può, senza usare defer, spostare gli script al fondo del body. È più o meno equivalente, nel senso che il browser si accorge di avere uno script quando ormai ha già analizzato tutto il file. La piccola differenza è che il download del file parte leggermente dopo, cioè il download del file parte quando il browser si accorge che ha bisogno di questo file. Se si usa un defer, invece, lo si può informare il prima possibile. La differenza non è enorme, ma è questa. Terzo step, caricare gli stili in modo asincrono, quindi quella cosa che vi ho fatto vedere con preload, cioè dire al browser: scaricami il foglio di stile, ma aspetta, ma non aspettare, nel frattempo vai avanti. Ottimizzare web font con quella tecnica di scaricare il font con JavaScript e applicarlo soltanto quando il font è pronto, e poi minificazione e compressione. Questi sono i 5 step. Quindi, se vi ho incuriosito un minimo, cosa che spero, mi state chiedendo, spero, ma ok, va bene, sono solo 5 step, non vi preoccupate, è facile, ma funziona. Allora, io ho portato un esempio di un sito che si chiama Il Ceppo di Firenze, che ho avuto l'occasione di ottimizzare e ho applicato queste 5 cose una dopo l'altra e ho ottenuto degli ottimi risultati. E quindi, insomma, vi porto la prova. Questi sono fianco a fianco il download. Vorrei che notaste la differenza al di là della velocità, che era l'obiettivo principale, ma se avete notato, si sono caricate subito alcune cose, un po' di testo, poi dopo arriva un'icona, arriva poi l'immagine e poi arriva anche il font. Adesso, se volete, lo rivediamo così ci fate caso. E questo è un po' l'obiettivo: noi non vogliamo soltanto fare qualcosa in fretta, ma vogliamo cominciare a farlo il prima possibile, anche quando non abbiamo tutto pronto. Qui, probabilmente a 5 secondi, l'ultima immagine del footer magari non è ancora arrivata. Ma non importa perché l'utente è già contento. One last thing, come dice Steve Jobs. Se vedete qua, sono il paragone tra il ceppo old e il ceppo Speedweb. Speedweb è il nome di un progetto che ho il piacere di annunciare. Sono contentissimo perché proprio in questa settimana stiamo lanciandolo.
È un servizio che si propone di risolvere questo, esattamente i problemi di cui vi ho parlato, più tutte le altre sottigliezze di occuparsi di Brotli o utilizzare i vari sistemi di compressione più efficienti. E, la domanda che ci siamo posti io e altri ragazzi Firenze, Roma e Caserta è stato ma se si può davvero compilare una lista di ottimizzazioni che si possono fare, se si può davvero fare questo, perché non possiamo farlo fare alla macchina invece di farlo noi tutte le volte? E quindi vedete lì Speedweb, perché in realtà queste ottimizzazioni non le ho fatte io a mano, ma le ha fatte il servizio che si chiama Speedweb. E se vi incuriosisce vi invito ad andarlo a guardare, secondo me è molto interessante e promettente. Siamo agli inizi, quindi feedback è benvenuto. E niente, grazie.